Cari amici, benvenuti all'Opera del Lunedì. Questa volta ho pensato di parlare un po' di un famoso affresco di Raffaello Sanzio, L'incendio di Borgo. È uno degli affreschi che si trovano nelle celebrate stanze vaticane, appartamento pontificale che Raffaello, come è ben noto a tutti gli appassionati d'arte, affrescò con i suoi allievi in un certo giro di anni, su commissione diretta del pontefice, prima Giulio II, perché la commissione nacque dal Papa della Rovere, appunto Giulio II. Poi Giulio II morì, i lavori erano ancora in corso e il successore di Giulio II, Leone X, il Papa Medici, pare abbia confermato l'incarico a Raffaello. Dico pare perché le fonti non sono così esplicite, ma insomma, quello che si vede lo confermerebbe, e Raffaello proseguì l'incarico fino poi a trovare lui stesso la morte nel 1520 e le stanze furono completate dai suoi scolari perché non erano finite alla morte del maestro. Tutti questi affreschi sono celeberrimi e sono tutti in qualche modo proprio l'emblema del Rinascimento. Quando noi leggiamo le varie storie dell'arte, tutti gli storici, me compreso, concordano sul fatto che gli affreschi delle stanze vaticane sono un culmine nella storia dell'arte universale e in particolare sono un modello, un emblema di quello che viene normalmente ricordato come il Rinascimento. È molto interessante ricordare che mentre Raffaello era al lavoro nelle stanze, per un certo periodo di tempo perlomeno, ci fu una compresenza che non si potrebbe immaginare più sorprendente, più importante, e cioè a poca distanza fisica dalle stanze, Michelangelo Buonarroti affrescava la volta della Cappella Sistina, la cappella papale, fatta costruire, guarda caso, da Sisto IV della Rovere, che è lo zio di Giulio II della Rovere, che incaricò Raffaello di dipingere le stanze e incaricò Michelangelo di dipingere la volta della Cappella Sistina. Questa cosa è abbastanza sorprendente, cioè nello stesso momento due tra le più grandi opere d'arte mai concepite nella storia vengono realizzate quasi in parallelo. E la storia racconta della grande rivalità tra i due maestri. Ci sono tanti aneddoti che ora non stiamo a ricordare, ma che comunque ci danno la misura del fatto che Michelangelo e Raffaello in quel momento storico sono considerati proprio i due nemici giurati. La cosa strana è che, essendo la volta della Cappella Sistina un'opera di un'importanza enorme per il papato, ed essendo le stanze uno spazio altrettanto importante, è strano da un certo punto di vista pensare che lo stesso committente, cioè Giulio II, abbia dato incarico a due personalità così contrastanti. Da un lato è anche logico, certo, evidentemente voleva creare una rivalità o alimentare una rivalità che avrebbe provocato un'emulazione grazie alla quale i due grandi maestri avrebbero fatto cose eccelse, e così è stato, in effetti è vero. Però questo sarà proprio così. Io me lo sono chiesto tante volte, ma pur indagando un po' sulle fonti del tempo, non ho mai avuto una chiara idea di come le cose veramente siano andate. Fatto sta che Raffaello comincia a dipingere le stanze vaticane più o meno quando Michelangelo comincia la volta della Cappella Sistina. Poi i lavori vanno avanti e nel 1512 le testimonianze, le fonti, i documenti ci informano che Michelangelo scopre la volta della Cappella Sistina, che quindi è completata. Dopodiché,
i rapporti tra Michelangelo Buonarroti e il Papa, che erano sempre stati abbastanza tumultuosi, a quanto pare, a quanto ci raccontano le fonti, peggiorano, per cui Michelangelo non prosegue a Roma questa sua strepitosa carriera, anzi se ne va, mentre invece Raffaello continua a lavorare nelle stanze. E a distanza di un paio d'anni dalla conclusione dei lavori di Michelangelo, quindi quando Michelangelo si è levato dai piedi, per così dire, per usare un'espressione un po' grossolana, Raffaello realizza l'affresco in una stanza successiva che rappresenta appunto l'incendio di Borgo. Questo affresco, in effetti, se noi lo leggiamo sia con gli occhi dei contemporanei, questo è molto difficile, sia con gli occhi attuali, è effettivamente la testimonianza più importante di questa grande svolta che è avvenuta. Cioè, malgrado la presenza di Michelangelo a Roma sia stata così potente al punto che oggi, ancora oggi, la volta della Cappella Sistina è uno dei must assoluti delle visite turistiche, della fama popolare dell'arte del Rinascimento, regge per così dire, la volta della Cappella Sistina ha retto per anni e anni gli ingressi dei Musei Vaticani, nel senso che sì, i Musei Vaticani sono visitatissimi, sono tra i musei più visitati del mondo, sono tra i musei più importanti di questo mondo. Io quasi azzarderei a dire sono i musei più importanti del mondo, però quel numero di visitatori sbalorditivo. Oggi questi discorsi reggono meno perché in tempo di Covid queste statistiche naturalmente non hanno senso, ma fino a poco prima che scoppiasse la grande crisi che stiamo vivendo tutti, non c'è dubbio che la visita dei Musei Vaticani era un business colossale e sacrosanto. Già, ma perché c'è la Cappella Sistina? Perché abbiamo spesso valutato, con gli stessi dirigenti dei Musei Vaticani, che se per ipotesi la Cappella Sistina fosse stata messa fuori dal percorso dei musei, cosa fattibilissima, perché la Cappella Sistina è un sacro edificio che sta a sé, è la Cappella Pontificale, non è un museo. È stata inglobata nel giro dei musei vaticani perché in effetti c'è un blocco unitario e poi la struttura stessa del Vaticano permette, ma in realtà la Cappella Sistina non sarebbe un museo, però averlo incluso fa sì che tutti allora vanno a vedere i Musei Vaticani. Ma se fosse tolto dai musei e la visita alla Cappella Sistina fosse come la visita di tante altre chiese, insomma, e a sé, ma io penso che il picco di visitatori dei musei crollerebbe. In realtà molti visitatori vanno a vedere i Musei Vaticani per vedere la Cappella Sistina, come molti visitatori del Louvre vanno a vedere la Gioconda. Se la Gioconda venisse tolta dal Louvre, voglio vedere se continua quel flusso ininterrotto. In effetti, il numero di visitatori giganteschi in un museo è sovente legato a una presenza mitica di un qualche cosa. Ma lasciamo perdere questo punto. Ma perché l'incendio di Borgo è una sorta di messaggio lanciato nella storia che proclama la fine di un'epoca e l'inizio di un'altra? In un certo senso proclama la fine dell'epoca michelangiolesca. In realtà l'epoca michelangiolesca non è finita per niente nel 1514, quando Raffaello esegue l'incendio di Borgo. Michelangelo è vissuto intanto molto più di Raffaello. Raffaello muore giovanissimo, nel 20 a 37 anni. Michelangelo muore a quasi 90 anni, moltissimi anni dopo, negli anni 60 del 500, e ha una parabola lunghissima e in questi anni fa progetti sbalorditivi, ne cito uno solo, la cupola di San Pietro. Quindi no, non è, no, l'era michelangiolesca non finisce certamente perché Raffaello dipinge l'incendio di Borgo, ma concettualmente sì, o perlomeno dal mio punto di vista, nel senso che Michelangelo, artista grandissimo, sì, certamente la volta della Cappella Sistina
È un'opera titanica e potentissima, mirabile, però c'era in Michelangelo un germe, diciamo un virus, che ha attecchito e non lo ha portato alla morte, tutto al contrario, però lo ha portato a una strana contraddizione che poi si è riflessa in tutte le opere che ha fatto. Cioè Michelangelo è un sommo artista, ma quasi di nessuna opera. Cioè in realtà tutto quello che Michelangelo ha fatto dopo la volta della Sistina, compresi gli affreschi che ha fatto nella Sistina stessa, il Giudizio Universale che fa molti anni dopo, gli affreschi della Cappella Paolina che fa questa cappella che è vicinissima alla Sistina, e per non parlare delle innumerevoli opere di scultura che fa a Firenze, non solo a Firenze, negli anni successivi alla fine dei lavori della volta. Ma nessuna di queste opere è veramente realizzata, è veramente compiuta. La stessa cupola di San Pietro, in realtà, sì, la progetta, ma non la vedrà mai compiuta. In realtà, Michelangelo diverrà l'emblema dell'artista che è potentissimo nella progettualità, che è geniale nella strategia creativa che propone al mondo, ma che di fatto non fa nulla. Cioè quasi tutte le opere che noi diciamo di Michelangelo, ma sì, sono in realtà abbozzi, cose incompiute, cose non pienamente realizzate e peraltro non sempre bellissime, per quanto possa sembrare un po' ereticale questo pensiero. Molti non saranno d'accordo con me, certamente, però è un tema su cui discutere. Perché dico che l'incendio di Borgo segna la fine concettuale di questo percorso? Perché l'incendio di Borgo è l'opera in cui Raffaello proclama un'idea che invece fruttificherà moltissimo, e cioè quella che già gli antichi dicevano l'ut pictura poesis, cioè la pittura è l'esatto equivalente del discorso letterario, della poesia, nel senso che ciò che la parola poetica dice all'umanità, e certo che dice perché la parola dice, la pittura può dirlo egualmente senza parlare. Vabbè, cos'è? Una metafora, una banalità? No, cari amici, non è una banalità, è una cosa sacrosanta. Ma proviamo a entrare un momento in questa opera suprema. Pensate, è talmente potente quest'opera, talmente bella, talmente definitiva in qualche maniera, che persegue tuttora, peraltro, molti esegeti, studiosi di Raffaello, si sono chiesti: ma questo affresco, ma l'ha fatto veramente Raffaello? È opera della scuola. È opera della scuola. Ma come opera della scuola? È di una bellezza tale, di una magnificenza, di uno splendore, del disegno, dell'agromia, della composizione. Sì, vabbè, può essere della scuola, ma allora questi scolari veramente sono bravi assai, eh? Sono quegli scolari che superano il maestro. Stando a un famoso detto di Leonardo da Vinci, no? Vero? Triste quel maestro che non è superato dal discepolo. Ma perché? Com'è possibile? Cioè, com'è possibile, mi chiedo io, che una cosa così lampante, cioè il fatto che l'incendio di Borgo è bellissima. Ma allora, se Raffaello è un grande pittore, che cosa avrà fatto? Avrà fatto delle cose molto belle, no? È una cosa elementare, eppure ogni volta che nella storia si propone questo quesito, molti restano imbarazzati. Ma la bellezza non si sa cos'è, non si può definire. E poi che vuol dire? Non è bello ciò che è bello ciò che piace. Sì, tutto giusto. Però, cari amici, c'è una cosa, che come la nostra mente è attrezzata per scrutinare il concetto e la dimensione scientifica, per capire la matematica, la fisica e la filosofia, è dimensionata per capire la bellezza. Cioè, in effetti, una sorta di condivisione dell'eccellenza del prodotto estetico c'è nelle teste degli uomini e delle donne, per inteso. Come si spiega? È un assioma. E quindi non si spiega. Però, se qualcuno sostiene che la Scuola di Atene è un'opera debole o chiaramente ha più mani, eccetera, eccetera, potrebbe anche avere ragione tecnicamente, ma sbaglia concettualmente. In effetti Raffaello arriva
In quel momento storico, dopo un po' di tempo che lavora nelle stanze, ha concepito un'idea, e cioè che l'artista che crea, qualunque sia la sua tecnica, naturalmente crea fondamentalmente il progetto e la strategia creativa stessa, nonché la capacità fisica di attuarla. Quindi, se è pittore, deve saper dipingere. E saper dipingere non è soltanto sapere applicare le tecniche apprese in una scuola, eccetera, ma sapere creare di volta in volta la tecnica specifica in ciò che tu vuoi realizzare. L'incendio di Borgo è un film da questo punto di vista, perché non c'è ombra di dubbio che molte parti sicuramente sono state dipinte da determinati discepoli, da collaboratori, e non c'è dubbio che le elaborazioni della struttura architettonica dentro cui sono calate le immagini derivano da sicuramente un complesso dibattito che avrà visto coinvolte personalità del mondo dell'architettura e della grafica. Raffaello aveva tutti sotto di sé in qualche modo o con sé. Quindi non c'è ombra di dubbio che quegli studiosi che dicono che l'incendio di Borgo vede la presenza degli allievi, ma sì, certo che li vede, ma di allievi nel senso cinematografico della parola. Cioè il film 8,5 è comunque di Fellini, ma come Ennio Flaiano ha dato un contributo determinato. Ma certamente è coautore, sì, però nella percezione di chi fruisce un'opera d'arte, l'opera d'arte ha un autore. Ora, che cosa racconta l'incendio di Borgo? La storia dell'Ut Pictura Poesis, la raffigurazione è tratta dal Liber Pontificalis, che è quel libro famosissimo, che, diciamo, scritto per secoli, poi la versione principale è quella della fine del IX secolo, che racconta le gesta dei papi, e nel Liber Pontificalis si parla di Leone Magno, Leone IV, che spegne l'incendio che si è scatenato nel borgo, cioè nella zona vicino a San Pietro. E vi leggo soltanto tradotto in italiano, perché il Liber Pontificalis è in latino. Questo senso fiabesco bellissimo. Questo magnanimo papa fece anche un altro miracolo, che andiamo a narrare brevemente. All'inizio del suo pontificato, un fuoco potente divampò nel vicolo dei Sassoni, che con la forza delle fiamme prese a bruciare ogni cosa, così giunse ancor più vicino alla basilica del Principe degli Apostoli. Avendo l'udito, il beatissimo pontefice in persona giunse là di corsa. Si parò, come ovvio, davanti al fuoco impetuoso e cominciò a pregare il Signore per estinguere le fiamme di quello stesso incendio, e facendo il segno della croce con le dita, il fuoco non poté estendersi di più, eccetera, eccetera. E Raffaello rappresenta questa scena sullo sfondo. Si vede il Papa che si affaccia dalla loggia dell'antico San Pietro, da questa finestra serliana cosiddetta. La folla va verso di lui, si inginocchiano tumultuante, mentre sul primo piano delle persone cercano volontarosamente di spegnere l'incendio buttando l'acqua, e c'è questa scena mirabile delle donne che portano l'acqua e questi vasi la danno agli uomini che poi la... E le due figure femminili, che si girano una verso l'altra, urlando entrambe, una si intravede appena in questa specie di profilo perduto, l'altra è proprio in faccia a noi. Sono due immagini che si sono stampate nella mente della gente tuttora, sono emblemi veramente universali, mentre accanto una madre spinge i figli per farli allontanare, e dall'altra parte si vedono le fiamme dell'incendio che sta, diciamo, sul lato sinistro dell'affresco, che sta divampando, e si vedono delle figure che agli esperti di poesia destano un ricordo che non c'entrerebbe niente con la scena raffigurata. È il Vasari che ce lo spiega, e sono talmente belle le parole del Vasari che non le voglio parafrasare. E dice appunto che Raffaello rappresenta questa scena: San Leone IV si affaccia alla loggia di palazzo con la benedizione e lo estingue interamente, nella quale storia si vengono diversi pericoli figurati. È bellissimo questo concetto. Raffaello rappresenta il pericolo. Eh sì, è proprio così. Si vengono diversi pericoli figurati. E
Da una parte vi sono femmine che portano acqua per spegnere il fuoco con certi vasi, dall'altra parte v'è figurato nel medesimo modo che Virgilio descrive che Anchise fu portato da Enea, un vecchio ammalato, fuori di sé per l'infermità e per le fiamme del fuoco, dove si vede nella figura del giovane l'animo e la forza e il patire di tutte le membra del peso del vecchio abbandonato addosso a quel giovane. Raffaello rappresenta alcune persone che fuggono dall'incendio, ma in realtà quelle persone sono Enea, Anchise e il figlioletto Ascanio, come le descrive Virgilio nell'Eneide. Ma perché? Che c'entra? Ma perché Raffaello è Virgilio, in realtà. È il grande poeta che rappresenta un tema universale evocando le figure dell'antichità. E questo tema universale, lo dice Vasari, è il patimento, il pericolo, la rappresentazione del pericolo, perché la rappresentazione del pericolo è uno dei grandi temi dell'epica antica. E Raffaello, nel proclamare l'inizio di una nuova era dell'arte in cui la pittura è poesia visiva, non necessariamente esplicitante i suoi personaggi, ma mostrandoli per quello che la tradizione antica li ha consegnati a noi e li proietta in un futuro infinito, cioè continuano a vivere con noi, con una presenza fisica, diciamo, che è talmente incombente sulla nostra percezione che giunge a paragonare la percezione dell'udito a quella della vista. E questa nobilissima ed eletta poetica è totalmente estranea alla cultura michelangiolesca, che è aggressiva e in realtà piena di risentimento quasi verso i suoi stessi fruitori. Essi ne sono affascinati e pagano ben volentieri il biglietto per vedere quelle meraviglie, ma la lezione di Raffaello è di una perenne attualità che merita di essere di tempo in tempo richiamata. Sia gloria a quel grande maestro.